Ciao a you e benvenuti nel mio canale Ex Siderurgica. Vi spiego come sono arrivato alla mia configurazione RORAC per suonare dal vivo e produrre musica techno, industrial o insomma come la volete chiamare, quella un po' più dura. Se state guardando questo video vi sarete sicuramente domandati come potrebbe essere configurarsi il sistema Eurorack per fare musica techno. Partiamo dal presupposto che voi sappiate di che cosa stiamo parlando. Nel caso contrario, ho pubblicato tempo fa un video in cui spiego come muovere i primi passi nell'ambiente Eurorack, quindi sistema modulare. Vi condivido il link. In questo video vi spiego come configurare un sistema modulare per poter suonare dal vivo techno. Techno per quanto riguarda me, quella più aggressiva, ma anche la techno un po' più pulitina, tra virgolette. La domanda potrebbe essere: perché Eurorack? Eurorack mi ha permesso di capire molte più cose rispetto a quando utilizzavo synth o drum machine o addirittura software, quindi DAW tipo Ableton, Reason o altro. Per fare la techno ignorante, imbruttita, industrial o come la volete chiamare, c'è poco da fare. Bisogna lavorare sulle distorsioni, sulla saturazione del suono. Per quanto riguarda la saturazione del suono, non c'è niente di più efficace di un suono analogico. È possibile, sì, arrivare allo stesso risultato o quantomeno simile con una DAW digitale, quindi con un Ableton per esempio. Ma non è la stessa cosa, non è lo stesso approccio e sicuramente non sarà lo stesso risultato. Questo non vuol dire che è meglio l'analogico o meglio il digitale, voglio soltanto dire che per arrivare a determinare il mio sound, grazie a Eurorack, quindi al mio sistema modulare, sono riuscito effettivamente a trovarlo nella maniera più creativa e intuitiva possibile. Per fare la techno sono necessari davvero pochi suoni. Se ci pensate bene, non serve un sistema Eurorack da 500 moduli, né tantomeno da 50 moduli. Quel tipo di configurazione lasciamolo a Richard Devine, che magari ci fa qualcosa di più di quello che dobbiamo fare noi. Noi stiamo parlando di techno e per techno non si intende mettere una cassa in quattro cazzate vicino ed è fatta. Per techno si intende determinare assolutamente un sound, il vostro sound. Per determinare il vostro sound è importante sperimentare, provare e riprovare. Ed è per questo che Eurorack vi dà la possibilità di farlo nel miglior modo possibile. Quali sono le cose fondamentali che ci serviranno per questo genere? Il kick. Per fare il kick non necessariamente serve un modulo kick. Si può fare anche soltanto con un filtro. Con un filtro che abbia una risonanza. Tramite questa risonanza è possibile mandare un inviluppo nel controllo della risonanza, far muovere l'oscillatore del filtro e concatenarlo eventualmente con altri filtri e generare quindi un percussivo, un suono percussivo pari a un kick bello ignorante. È possibile trovare anche nel mercato moduli dedicati al kick, quindi cloni di batterie elettroniche famose come quelle della Roland 909 e 808 o in alternativa altri moduli percussivi che oltre a fare altri suoni percussivi possono anche fare il kick. A seconda del tipo di modulo, che sia di sorgente digitale o analogica, è possibile creare più tipologie e più timbri di kick. Chiaramente con un modulo digitale abbiamo un ventaglio più ampio per scolpire il nostro kick, mentre invece con una tipologia di kick analogico, quindi di sorgente analogica, abbiamo un specifico timbro che possiamo andare sì a modificare, ma attraverso l'utilizzo o l'ausilio di altri moduli. Quindi la prima cosa da valutare per un sistema techno è il kick. Scegliete la tipologia di kick che più fa per voi, chiaramente. Io sono affezionato al sound 909, quindi utilizzerò o un modulo 909 o una drum machine esterna 909. Le voci. Per voci intendo i synth, quindi sintetizzatori che generano bassline oppure le melodie. Per questa tipologia di musica, secondo me, sono sufficienti un massimo di due o tre voci in un sistema Eurorack. Perché nel momento in cui andiamo a mettere troppa carne al fuoco rischiamo di non dedicarci per bene
a quello che realmente ci serve. Per fare la techno ci bastano due synth alternati. Nel momento in cui abbiamo creato una parte ritmica, quindi una parte percussiva che ci piace, noi possiamo tranquillamente fare entrare e uscire le due voci che abbiamo a disposizione nel sistema. Quello che ho imparato con la mia esperienza su Eurorack è che per assemblare una linea synth completa sono necessari diversi moduli, quindi un oscillatore o due oscillatori, un inviluppo, un VCA e un filtro minimo. Per fortuna nel mercato ci sono anche moduli che sono synth voice completi. Questo vuol dire che in un solo modulo è possibile avere l'oscillatore, il filtro e il VCA. Quindi sarà molto più snello nel sistema, ci permetterà di avere più voci e riuscire a riempire il sistema Eurorack con altre cose che ci serviranno per completare il sistema. VCA. I VCA sono una delle cose per me più importanti di tutto Eurorack. Il VCA è un amplificatore di segnale. Significa che serve a gestire il volume di uscita di qualsiasi sorgente sonora, che sia Eurorack o che sia esterna. Questo VCA, a seconda del produttore e a seconda della circuiteria, riuscirà a spingere il vostro suono, la vostra sorgente sonora, a volumi molto più alti e quindi a distorsioni o saturazioni di segnale molto ignoranti. Se prendiamo ad esempio un normale Kick 909 e lo mettiamo direttamente nell'uscita audio, avremo sì un signor kick, ma nel momento in cui lo passiamo dentro a un VCA e regoliamo la potenza di uscita tramite il VCA, sentiremo le armoniche e la saturazione venire fuori molto più ricche, a seconda poi chiaramente del VCA che andremo a scegliere. I miei VCA preferiti sono Doppler. I filtri sono una cosa indispensabile. I filtri fanno il 50-60% della techno, se non di più. Nel mio sistema ce ne sono 6 di filtri. I filtri io li utilizzo in diversi modi. Posso utilizzarli come kick, come oscillatori o come equalizzatori. È importante scegliere il tipo di filtro prima di tutto per determinare il vostro sound, quindi il vostro timbro. Il filtro determina e modifica moltissimo il suono e il timbro della vostra sorgente sonora. Questo significa che un Kick 909 o un Kick 808 associato a un determinato tipo di filtro avrà un suono molto diverso rispetto a un altro filtro. È importante includere nel sistema almeno qualche filtro multimodo. Per multimodo intendo che ci sia la modalità low pass, band pass e high pass. Il band pass io lo utilizzo spesso per equalizzare il suono, quindi per utilizzare una sola frequenza che mi interessa di qualsiasi voce che io abbia nel sistema. Il band pass enfatizza una piccola porzione di frequenze della voce che sto suonando e quindi mi permette di equalizzarla. Il low pass lo utilizzo spesso per far entrare i suoni, quindi invece di tirare giù il volume o alzare il volume del suono quando lo voglio far entrare, utilizzo il low pass aprendolo lentamente. Questo mi genera delle armoniche e dei suoni tramite la risonanza più gradevoli all'ingresso e molto più tecno. Il pass alto è fondamentale per me perché io lo utilizzo come se fosse un mixer da DJ che trovo nei locali. Ho scelto di lavorare con l'high pass nel sistema Eurorack perché preferisco continuare a stare nel mio sistema piuttosto che ritrovarmi in un club dove ho un mixer che magari non conosco, o un mixer che magari ha un problema, o un mixer che ha un timbro e un suono di quel filtro specifico che non è parte del mio sound. Processore di segnale, quindi effetti, quindi nel caso della techno, delay e riverbero sono necessari. Non ha importanza che tipo di delay e che tipo di riverbero, l'importante è che ci sia nel sistema almeno un delay e un riverbero. Nel mio sistema ci sono 2 riverberi e 2 delay. Il mixer sì, è possibile utilizzarlo anche esternamente, ma significa sovraccaricare il vostro equipaggiamento, perché nella maggior parte dei casi vi servirà il mixer con almeno 8 canali. Per avere un mixer con almeno 8 canali significherà avere un altro aggeggio grande quanto il vostro sistema Eurorack. Inoltre il mixer esterno non vi permetterà di avere la possibilità di routing che avete con un mixer all'interno del vostro sistema Eurorack. Nel mio sistema ci sono 3 mixer.
uno dedicato alla parte percussiva, uno dedicato alle voci, quindi i synth e gli effetti, e un altro master, quindi quello principale. Questo perché nella maggior parte dei casi nei mixer di palco c'è la gestione dei singoli canali e, se vedete, spesso trovate dei mixer con i gruppi, i sottogruppi. Questo vi permetterà di raggruppare un determinato numero di suoni e eventualmente processarlo con gli altri moduli. I gruppi sono molto importanti. Il sequencer serve a muovere tutto. Nel sistema Eurorack quantomeno è necessario muovere le voci, i synth e la parte ritmica, a meno che voi non abbiate drum machine esterne come nel mio caso. Io preferisco dei sequencer classici e molto semplici. Non amo suonare con dei pattern salvati, perché suonare per me con dei pattern salvati in un evento è come andare a fare un DJ set con una scaletta stabilita il giorno prima a casa. Si perde la magia, ma soprattutto, che ne sapete voi, che situazione vi trovate, in che situazione vi trovate e che gente vi trovate? Quindi, per me, è importante avere un sequencer che parte sempre da zero e mi dà la possibilità di creare al volo le mie sequenze. Il case. Una volta stabilito quanti moduli vi servono, allora avrete la possibilità di decidere che tipo di case vi servirà. Normalmente si comincia con un 84 HP 6U che vi permetterà di avere abbastanza moduli da creare un sistema suonante. Naturalmente più vi andrete ad allargare, più ci sarà il rischio di entrare in una valle di lacrime, perché ogni modulo nuovo richiede almeno altri due moduli nuovi. I cavi, vi servono i cavi li dovete comprare di tutte le misure e di tutti i colori per distinguere le vostre connessioni, quindi le vostre patch, misure perché potrete aver bisogno di un cavo corto per arrivare da un modulo vicino all'altro o un cavo lungo per muovermi tra un opposto all'altro o addirittura per processare hardware esterno. I cavi, comprateli buoni, non sapete quante volte durante un live mi sono trovato cavi rotti, perché quando stacchi in maniera forte e veloce, dipende dalla situazione, però spesso vai a tirare via i cavi, così si rompono. E quindi servono dei cavi resistenti e soprattutto di scorta. Dovete avere sempre più cavi di quelli che vi servono. I multipli. Sfatiamo il mito dei multipli. I multipli non alimentati possono clonare al massimo due o tre volte. Dipende dalla potenza di uscita del modulo che state cercando di clonare, ma un multiplo non alimentato tendenzialmente non moltiplica per più di tre. Quindi se avete la necessità di dover moltiplicare il vostro segnale più volte e più volte, è preferibile un multiplo alimentato, perché continuerà a copiare il vostro segnale sempre allo stesso volume. Il multiplo non alimentato, più viene clonato, più il volume di uscita si dimezza e quindi non verrà percepito dal modulo a cui lo state mandando. Drum machine esterne. Io sono molto legato al suono della 909 Roland, quindi utilizzo una drum machine esterna, ma ho comunque configurato il mio sistema Eurorack autonomo. Quindi nel momento in cui non dovessi utilizzare una drum machine esterna, potrei comunque produrre techno. LFO. L'LFO è qualcosa di molto soggettivo. Io spesso non li utilizzo. Non li utilizzo perché, avendo soltanto due voci da gestire insieme alla drum machine, preferisco modulare manualmente. Quindi mentre suono mi piace spippolare a mano sui moduli. Quindi quello che mi farebbe un LFO preferisco farlo io. Ma molto spesso l'LFO può servire anche per determinare un tipo di suono, quindi a frequenze molto più alte, nei vari PWM o nei vari CVIN è possibile comunque modificare il suono. Ma in questo momento io nel mio sistema non ho LFO che utilizzo per suonare. Spero di esservi stato d'aiuto. Se vi è piaciuto questo video e avete nuove proposte per altri contenuti di questa tipologia, fatevi avanti nei commenti. Iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo presto. Stata va buona. Wagyu. Ciao.